Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. E dopo molto tempo siamo qui tornati. Io che mi siedo su questa sedia. Non facevo dal video degli altri, tanto tanto tempo fa. E oggi sono qui per parlare delle Gamer Girl, come mi avete suggerito, in due persone. Meno due persone fanno commenti seri. Ora, su questo tovagliolo, nuovo, praticamente me l'hanno dato, non l'ho mai usato, 2 giorni fa, ho scritto i 5 punti in cui andrò a discutere. Cominciamo dal primo, la definizione. Che cos'è una gamer girl? Ora, non pensiamo a quello che effettivamente è, cioè effettivamente quello che si vede in giro, ma partiamo dalla definizione intrinseca, sì, definizione intrinseca nella sua natura, definizione in sé per sé. La definizione proprio basilare della radice delle due parole. Gamer girl è una parola inglese composta da gamer, cioè colui che gioca ai videogiochi, più girl, quindi ragazza. Quindi una ragazza che gioca ai videogiochi. Come li gioca? In maniera seria. Non che sta lì a fare le scemenze tipo si compra Call of Duty e gioca solo in multiplayer. Oppure si compra GTA gioca solo in multiplayer, con tanto di scemenze. Oppure, che altri giochi ci sono per fare le scemenze? Ne mancano perché su PlayStation 3 si sono estinti. Su PS2 uscivano giochi per qualsiasi cosa. Quindi, una ragazza, diciamo di quelle, una gamer girl è una di quelle che vuole fare i platino, si preoccupa dei trofei, cerca di finire i giochi il più possibile. Anche, no, in fretta, dipende dai gusti, io sono uno che se li gusta i giochi, ma so che c'è gente che in 3 giorni li finisce, proprio al 100%. Quindi una gamer girl è questa, una ragazza che gioca videogiochi in maniera seria, che si interessa anche ai videogiochi, a cui piacciono molto, che segue le case produttrici, vuole vedere i sequel delle sue serie preferite, e io ne conosco una. E non è neanche italiana, è nata in Spagna e vive in Colombia. Sorvolando su questo, passiamo al mio secondo punto. I video. Non è che scrivo male, che scrivendo sul tovagliolo non è che si capisca molto bene. È difficile scriverci. I video. Come una gamer girl fa video? Una gamer girl, che come dovrebbe effettivamente essere, non è una ragazza molto sociale. Giustamente, no? Gioca ai videogiochi per colmare qualcosa, tipo un vuoto affettivo che ha. Dunque, come li fa i video, se li fa? Li fa in maniera, a parte seria, cioè il gioco lo vedi per quello che è, come deve essere giocato. E poi, non è che parli molto spesso, cioè già è tanto se parla, però se parla si sente che non è una che parla di scemenze, parla effettivamente del gioco, di quello che andrà a fare, qualche racconto per intrattenere. Invece le gamer girl, quelle youtubiane, perché il terzo punto è YouTube, sono il male incarnato. Cioè tu vedi un videogioco che ti piace, cioè magari ti blocchi in un punto perché o c'è un enigma tipo Tomb Raider, oppure una parte difficile, di quelle veramente difficili, tipo Laptop Project, no, perché gioca Arcade, quindi se è difficile, ma non è che ti blocchi proprio in un certo punto. Su God of War Ascension, ad esempio, c'era la sfida di Alchimè, che a quel punto è veramente difficile. Ci ho provato 3 volte, un giorno non ce l'ho fatto, ho fatto un giro, poi sono tornato, ce l'ho fatta al primo tentativo subito dopo. Però le prime 3 volte sono morto. Quindi tu vedrai, cioè, se cerchi video su YouTube, troverai un video di qualcuna di queste ragazze che fa video perché quei giochi sono appena usciti, quindi non è che una persona si compra God of War Ascension perché gli piace la serie, ma se lo compra perché è appena uscito, così come si compra tutti i FIFA, tutti i COD, oppure The Last of Us. The Last of Us è un gioco che va giocato per la storia, non per fare videoetti su YouTube perché è appena uscito. The Last of Us è un gioco serio. E praticamente trovi queste 14 anni, no, spero che abbiano un minimo di dignità, diciamo da 16
15, ma neanche 16, dai, 17 anni in su, queste ragazzette che parlano, dicono le scemenze, più vedi il gioco, tipo, muoiono, o non se ne frega minimamente del fatto che sono volte si mettono a ridere, che tu le prenderesti a palate, perché non puoi, cioè, fai un video, muori, capisci che c'è qualcosa che non va, cioè, o non sai giocare a quel gioco, che è l'opzione più probabile, oppure non dovresti fare video su YouTube e giocare e diventare una brava giocatrice. No. Quindi o muoiono e si mettono a ridere oppure si incazzano veramente tanto. Scusate il termine, ma si incazzano veramente tanto. E anche lì la voglia di prendere la palate c'è. Perché principalmente non sanno giocare, quindi quando trovano un gioco nuovo, dice questo gioco nuovo lo prendo per fare i soldoni e fare le visualizzazioni, che poi da questo fatto ne parleremo dopo, ovvero sul quarto punto, quindi loro si comprano questi giochi, non sanno giocare, non sanno niente della storia, se ne fregano della trama, beh questo è un problema della maggior parte degli youtuber italiani in fondo, perché quando la trama loro se ne fregano minimamente di giochi fatti per la trama, come appunto The Last of Us, prendono, videogiocano, così a caso, e ti lasciano quel vuoto dentro di cosa cavolo ho appena visto, perché questa ragazza respira. E poi arriviamo al quarto punto, quello per cui sono famose. Che cavolo ho scritto? Substituto. Beh, molto probabilmente ho scritto qualcosa tipo spinto. Svestite, ecco. La prossima volta non sono tovagliato per scrivere. Veramente non si riesce a scrivere sul tovagliato. Svestite. E questo è il punto fondamentale. Presente la piramide, quella lì del cibo. Tu metti i cibassi alla base e in alto quelli che devi evitare. Ecco, immaginate al contrario, cioè che in alto c'è quello che devi fare e sotto la piramide delle game c'è essere svestite. Perché principalmente essere svestite? Perché cioè, se no nessuno se le degna. Se guardo un videogioco, mi interessa un videogioco, io guardo da quelli youtuber che sono appassionati anche loro di quel videogioco, quindi so che faranno video decenti. Chi è appassionato di Silent Hill, ad esempio, sicuramente ha visto i video di Sal Walker, che lui proprio li fa per farli bene, giochi finiti al 100%. Chi invece è appassionato? Cito un po' spesso God of War perché, diciamo, prima di giocarmeli tutti ho visto i video di tutti su YouTube. Cioè non potevo comprarne una PlayStation 3, poi ho preso la PlayStation 3 e mi sono comprati tutti. Cioè ci avevo l'uno per PlayStation 2 perché ero uscito per PlayStation 2. Divaghiamo. Cioè, quella serie su YouTube io ho trovata bene, non l'ho vista. Cioè, trovata su YouTube bene non l'ho vista. Adesso ha senso la frase. Anche se di tipo costa, ai tempi. E queste ragazze hanno fatto un semplice ragionamento, ovvero non so giocare ai videogiochi, però voglio giocare ai videogiochi. Faccio video su YouTube così la gente vedrà a me che gioco ai videogiochi, però non so giocare ci. Come posso fare per far sì che la gente vedi i miei video? Poi ho guardato in basso, si è accorta che a una quinta dei registri ha detto mettiamoci le scollature. Secondo me è andata così, cioè proprio ha guardato in basso, prima volta che lo faceva nella sua vita, e si è accorta di avere un seno. Certo, prima non si è accorta. Cioè loro guardano così, guardano i piedi, poi a un certo punto esplodono, tipo i bag, e si rendono conto di... E quindi, scollature che variano dai 20 ai 180 centimetri, a livello sottoterra perché non sono altro che 1,80 m, però c'è una scollatura di 1,80 m, immaginatevi la scena. Poi tipo famosa la Sabri Gamer perché fa video a gambe aperte, ancora devo capire come fa una persona a sedersi in quella posizione, ma una persona, se andate a un video di la Sabri Gamer e vedete come sta seduta, voi vi rendete conto che lei non ha le giunture qua, perché non è possibile sedersi in quel modo e non sentire dolore fra il femore e il bacino. Cioè non è possibile sedersi in quel modo.
Cioè si vede che è fatto apposta, nessuna persona sana di mente lo farebbe. Poi la webcam. Cioè, ci sta che vuoi fare i video con la webcam, perché fa figo fare video con la webcam. Ma non puoi fare video con la webcam mezza nuda. Che cavolo mi rappresenta? Come le foto su Facebook, vabbè, cosplayer a parte, perché anche quelle sono nel girone. Ho il seno, faccio i cosplay di tutti i personaggi, anche quelli che non hanno il seno, per far vedere quel seno. E ti prenderei a palate. No dai, troppe palate. Ti prenderei a badilate. Cioè, fanno le loro pagine su Facebook. No, ho Facebook accesso e mi è arrivata notifica di un compleanno. Io ti odio. Ce l'ho scritto sopra che c'è il compleanno. Scusate, no? Quindi parlavamo di Facebook, si fanno le loro belle pagine, o Twitter, o Instagram, Instagram è il male, dove postano le loro belle foto, non di loro con i giochi, di loro nude, o mezze nude, di loro che mordono i joystick, te lo tiro in testa quel joystick se me lo mordi, poveri cavi, non è fatto per essere mangiato. Oh, il quinto punto è... esperte di giochi, sì, quelli con la mano così sono esperte. Oh, questa battuta era molto esplicita, ma ci sta, perché era sull'onda del mio dilagare. Proprio... cioè, se tu le vedi, a un certo punto della loro vita, si rendono conto che la loro bocca non è mai chiusa. Ok, allora, sto divagando. Direi che quello che dovevo dire l'ho detto. Anche con bei riferimenti espliciti. Tanto le game del sono quelli. Cioè i joystick li tengono in mano così e giocano. Come nelle vette analogiche. Sinistra ferma, destra che fa così, sì. E direi che possa bastare. Prossimo video, come ho già detto, sarà quell'altro sulla violenza nei videogiochi. Tanto, i temi scottanti ogni tanto vanno trattati. Questo tovagliolo lo posso anche buttare, tanto non credo che lo usi proprio. E direi che ho finito. Arrivederci.